così? No, aspetta. 102 anni, sempre della stessa famiglia, 4 generazioni siamo ad Armeria. Abbiamo visto i tempi in cui fino a pochi anni fa il mercato prevalente era prevalentemente anima liscia. Oggi siamo passati in pochi anni all'anima rigata. Il cacciatore con l'anima liscia è quasi sparito. Il cinghiale la fa, diciamo, quello che è predominante, poi ungulati in montagna. E allora abbiamo dovuto anche noi cominciare a rinnovarci e inserire armi che prima magari lasciavamo un po' perdere, ecco, diciamo. Ecco, qual è l'utente? Fai così, mettiamoci qua così si vedono un po' i fucili. Civile, lo vuoi chiedere? Sì. Sì. Qual è l'utenza che viene qui? Sono solo cacciatori oppure? No, assolutamente. Oggi, negli ultimi anni, abbiamo venduto parecchie armi da difesa abitativa, in quanto con tutti questi furti che ci sono, e sono a ricerca delle armi corte oppure dei fucili a pompa, oggi è alta via, diciamo. I fucili a pompa sono armi da difesa? Armi da difesa, si possono usare anche da caccia volendo, però si vendono prevalentemente da difesa, in quanto sono armi che costano poco e sono funzionanti, valide. Quanto costano? 250-300 euro, nuove. E chi le acquista? Chi è la persona che acquista queste armi da difesa, civili, diciamo? Prevalentemente gente che ha già subito furti in casa e, diciamo, con un'arma in casa si sente relativamente più tranquilla. Ok. È difficile comprare un'arma? Beh, bisogna avere i requisiti, porto d'armi o nulla osta alla questura. Certo, non lo danno a tutti, comunque se uno si impegna si può avere, assolutamente. È troppo facile o troppo difficile o giusto? Ma secondo me è abbastanza giusto. Diciamo che è abbastanza giusto. Quindi lei non allargherebbe né stringerebbe le maglie? No, direi assolutamente di no. Stringere no, perché c'è già uno dei paesi al mondo più stretti che ci sono, assolutamente. Che arma, per esempio, da difesa? Che ne so, se io fossi un cliente che è stato rapinato e dice basta, adesso voglio stare più tranquillo, che cosa mi consiglierebbe? Una pistola a tamburo. La mia idea è sempre su una pistola a tamburo, in quanto uno ce l'ha pronta all'uso ed è veloce, silenziosa ed è facile da usare, diciamo. Sui calibri poi ognuno ha le sue tendenze, comunque opterei per un 38, un 357 tipo questa qua che ho in mano. E quanto costa questa? Ma qui c'è un mercato dell'usato, partiamo da 200 euro, andiamo fino a 600-700 euro, ce ne sono tutti i prezzi di queste pistole qua. Qui una panoramica di armi usate, ad esempio. Ok. Oppure un fucile a pompa, sicuramente. Fucile a pompa, perché uno dovrebbe preferire una perché cosa? Perché innanzitutto un fucile a pompa è un fucile che può sparare cartucce anticrimine, cioè cartucce non letali in gomma. Un fucile facile da usare, è comodo perché uno può anche applicare una luce sotto un laser e diciamo che è un deterrente in più per la difesa abitativa. E quindi uno può sparare palline in gomma. Pallettine di gomma anticrimine, sì. Fanno male, ma... Non letali, esatto, non letali, assolutamente. Ok. Sì. E quindi è consigliabile per la difesa? Direi assolutamente sì, che è un'arma consigliabile, facile da usare. Ecco, questi sono i pallettoni che parlavamo, anticrimine di gomma. Sono cartucce calibro 12 che contengono 16 pallettoni di gomma. Ok, e come si mettono? Si inseriscono la prima in canna oppure si inseriscono nel serbatoio e poi si scarrella e si può sparare. Fanno male, ma non finisce nelle grane? Beh, diciamo, bisogna tirare a una certa distanza, diciamo sopra i 7, 8, 10 metri, perché sotto fanno male. Ecco. Però diciamo, dai 10 metri andare avanti non c'è nessun problema. Ok. Ah, questo sono... Sì, gomma. Accidenti. È aumentato il consumo di armi, l'acquisto di armi da parte degli italiani, secondo lei? Ma secondo me no, io penso di no. Il mercato in mano a quei pochi collezionisti che ci sono e a quei pochi amanti di armi che ci sono non è aumentato, è mia idea personale, anche perché
hanno ristretto molto con i porto d'armi, ne hanno levati parecchi. Al netto delle categorie professionali che utilizzano le armi, quindi forze armate e cacciatori di cui parlavamo prima, qual è il profilo del cliente che solitamente viene da lei? C'è la categoria sociale, ce n'è una più che un'altra? No, o c'è proprio l'appassionato cacciatore, oppure c'è l'appassionato proprio delle armi corte, c'è l'appassionato di armi che compra e non usa, ad esempio. C'è moltissime persone che comprano per collezionismo, per piacere dell'arma, come comprare un quadro, via diciamo. E poi c'è naturalmente il cacciatore, e poi c'è quello che la compra per difesa da mettere, da tenere in casa come difesa personale. E tra questi quali sono le categorie? Agricoltore piuttosto che professionista? Ma sono varie, è una categoria media, non c'è, secondo me, cioè io penso che il mercato è come posso dire, non è in mano a gente, diciamo, altolocata, ecco, è un ceto medio che usa le armi, è mia idea personale. Qual è la cosa un po' più letale che lei ha qui dentro? Più Sono tutte letali bombe a le armi? mano, No, assolutamente. Sono tutte le armi. Bisogna fare attenzione ad operarle, bisogna saperle adoperare, ma sono tutte letali. Partiamo dalla K47, che diciamo, se vogliamo, la K47, calibro 762x39, quello cos'è un sì, è un Kalashnikov? Kalashnikov, ecco. Però qui Me lo fa vanno. vedere dall'altra parte così. Questo è il famoso Famoso Kalashnikov. calato, diciamo che comunque sul mercato c'è armi molto molto più potenti, ecco, però questa qua è un mito, un'arma che si vende in mano ai collezionisti, diciamo, agli appassionati di questo tipo di armi qua, diciamo d'assalto, ecco, E quanto costa? 500-600 euro, 490 euro questo qua, ecco, tanto per vedere, 490 euro uno compra un 490 euro, un Kalashnikov. calato, E che sì. requisiti ci vogliono per avere un Un Kalashnikov? porto d'armi uso sportivo o un nulla osta dato dalla questura. Semplicissimo, basta levare il tappo di chiusura, l'asta e la canna. È tutto lì. Poi E poi si si pulisce? pulisce all'interno la canna, una volta ogni tanto si pulisce, si leva il gruppo scatto, si pulisce la meccanica interna, a rimontarlo è semplice. E questo è un fucile che piace? Questo è un fucile che, sì, diciamo, per la caccia è un fucile vendutissimo, in quanto è un fucile uno dei più leggeri che c'è sul mercato oggi. Fucile di 2,7 kg, un fucile nato per la caccia in montagna, per il cacciatore da piuma, per il beccacista, ecco, infatti si chiama beccaccia, è della ditta Benelli, è un'arma eccezionale. E invece mi fa vedere, mi smonta qualcosa che sia invece più da difesa. Certo, un fucile a pompa. Sì. Ti tocca prendere il coltellone. Se vuole torno là, eh. No, no, va bene. Tanto qui abbiamo fatto il La location. difesa più o meno è lo stesso sistema, sono sempre semplicissimi da smontare, da pulire. Ecco, quindi questo fucile chi lo usa? Per esempio, l'ultimo cliente che gliel'ha comprato, se lo ricorda a memoria più o meno. L'hanno comprato per tenere in casa come difesa abitativa. Ecco, lo smontaggio è questo qua. E che cosa fa di mestiere questo qui l'agricoltore? Sì, gente che abita magari villette in campagna, sono case magari isolate, lo tengono come deterrente. Allora, quindi questo abbiamo detto, così è smontato, si Smontato. pulisce la canna. Si pulisce la canna, si rimonta. Ecco. Poi le faccio ancora vedere una pistola, magari, a Sì. smontarla. Una berretta, Mi descriva un po' le cose che questa fa qua e una berretta in 9x21 a smontarla molto veloce. Ecco qua, qui è l'arma smontata. È tutto qua. lei ci mette 2 minuti proprio. Sì, ma sono armi facili da smontare. Ho capito. E quindi
Quanti fucili ha qui dentro lei? Sei tra armi lunghe e armi corte 600. Siamo sui 600 pezzi. No, no, fai pure lui, tanto io metto. 600 armi, siamo. Ho il tunnel sotto il negozio per personale per provare noi le armi se funzionano o non funzionano. Abbiamo, collaudate. Cioè nel senso che se uno mi porta un'arma che non funziona abbiamo la possibilità di provarla, questa è una cosa anche molto importante. Ecco. Diritto di recesso. Nel senso che vediamo il difetto e cerchiamo di provvedere a metterla a posto, ecco, se c'è un problema vediamo di risolverla. Poi abbiamo due piani, uno apposta per le armi e munizioni e uno sotto per l'abbigliamento specifico per la caccia. Ecco. Qualche munizione? Da pistole o semiautomatiche o tamburo. C'è diversi calibri, dai 45 CP che si usano moltissimo in poligono, ai 9x21 dei più usati in assoluto, 6,35 da difesa, 3,57 Magnum per queste pistole qua tamburo che vedete qua sopra, 44 Magnum. Non c'è una differenza di penetrazione? Ah beh sì, naturalmente ognuna ha una potenza diversa. Per esempio? Il 44 è una cartuccia decisamente molto potente, ecco, il 45 è una cartuccia molto qual più... È la 44? Questa qua, che vedete qua. Me la fa vedere. Questa, eccola qua, questa è un 44. E invece in assoluto le più vendute sul poligono, sulle pistole, sono le 9x21, anche perché hanno un costo diciamo inferiore, una cartuccia abbastanza precisa, una cartuccia valida. Sul mercato ce ne di parecchie marche. Mentre qui sono cartucce calibro 12, questa è una cartuccia apposta per il tiro al cinghiale. E poi parliamo di cartucce spezzate, ecco, sono uguali ma con pallini fini, ognuno poi se la gioca diciamo per la lepre, per il fagiano, per la beccaccia, poi ce ne sono decine, tutta roba da caccia, assolutamente sì. Carica in quest'altro modo. In doppia azione, che vuol dire premendo con forza il grilletto, si va a armare il cane e viene rilasciato di conseguenza automaticamente, oppure come si usa diciamo sul tiro mirato sul poligono in singola azione, quindi armandola col pollice, armando il cane col pollice. Questo qua dà molta più sensibilità sul grilletto, quindi il tiro dovrebbe risultare più preciso. Ok, allora tu mettiti un attimo in posizione. Sì. Io ti sto dietro. Vai. Troia. Aprire il tamburo, premere questo pulsantino che c'è dietro che estrarre i bossi. 2 su 5 è un po' poco, 2 su 6, questa qua sei colpi.